Ciao a tutti, bentrovati. Una breve analisi sul cacao con Time Frame Daily, questo è il future di dicembre. Utilizziamo sia analisi tecnica di base e analisi ciclica in abbinata. Abbiamo una fase temporale sicuramente ben delineata dopo un downtrend, una nuova partenza, una fase ciclica che possiamo definire trimestrale, sono 83 sessione di borsa con una discesa e poi una ripartenza. Abbiamo successivamente avuto questa discesa e poi le ultime 4 sessioni con una fase di possibile ripartenza. E, graficamente, come fasi cicliche, andiamo proprio a vedere in maniera sicuramente interessante, abbastanza precisa, ben cadenzata anche i vari movimenti dei sottocicli. Come ben rispondano ai classici batter plan, ossia alle sinusoidi che rappresentano questa verde, la principale, il ciclo trimestrale, poi i vari sottocicli. In questo caso è utile anche unire l'indicatore di velocità ciclica che in fase di taglio al rialzo della linea dello zero va a confermare non solo l'inizio ciclo, ma anche il fatto che tagliando, oltre che temporalmente coincidendo, ma tagliando a rialzo linea dello zero, si potrà essere in presenza di un ciclo con una partenza importante. Infatti, in questo caso, venendo da un uptrend, il prezzo essendo molto depresso, la nuova partenza ciclica non ha visto il taglio al rialzo dell'indicatore di velocità ciclica rispetto alla linea dello zero. Abbiamo avuto, sì, come regola vuole, una partenza al rialzo, ma è un ciclo che poi è terminato all'incirca allo stesso livello col quale è partito, quindi i minimi sono all'incirca allo stesso livello di prezzo e si parla in questo caso di un ciclo neutro. In questo caso il ciclo attuale invece, dopo 2 cicli diciamo non brillanti, abbiamo avuto una partenza più importante e qui venivamo da un doppio minimo che ha dato il tempo all'indicatore di salire e quindi di recuperare, tagliare la linea dello zero, e quindi questo ha dato poi là una partenza importante. In questo caso, chiaramente occorre un minimo di tolleranza perché non c'è un metodo preciso e statisticamente infallibile. Diciamo che probabilmente come fase temporale siamo cadenzati in modo da ipotizzare che dovremmo essere o a fine del ciclo e quindi entro breve potremmo avere una nuova gamba ribassista prima di una ripartenza, oppure in teoria potrebbe essere, se noi considerassimo questa la chiusura ciclica, potrebbe essere già ripartito il nuovo ciclo. In questo caso, se fosse già ripartito il nuovo ciclo, avendo un indicatore che ancora non svolta verso l'alto, potremmo essere di fronte a un nuovo ciclo trimestrale non brillante, oppure molto più semplicemente, ed è quello che dobbiamo sperare che accada, semplicemente il ciclo non si è ancora chiuso e potremmo assistere a una nuova gamba ribassista prima, oppure a un doppio minimo a questo livello prima di avere una nuova ripartenza. E quindi potremmo avere una situazione simile alla chiusura del ciclo precedente, il che permetterebbe e darebbe il tempo all'indicatore di velocità di svoltare ed eventualmente sul taglio dello zero, poi con il passare delle sessioni avremo maturato la chiusura ciclica e monitoreremo il tutto per metterci al rialzo e prendere una nuova spinta rialzista per la prima fase ciclica, quindi per all'incirca i primi 20 giorni del ciclo. È interessante poi vedere come andando a allargare la fase storica del grafico si possa proprio evidenziare questa trend line che da questi minimi del 2017 si unisce ai minimi del 2020 e quindi potrebbe dare il là alla discesa della nuova gamba ribassista, probabilmente sempre con un minimo di tolleranza vista la lunghezza del periodo, anche senza arrivare esattamente a testarla, ma comunque un riavvicinamento in area 2160-2180 potrebbe essere sicuramente un punto interessante di ingresso e che ci consentirebbe poi anche uno stop loss a
abbastanza contenuto, appena sotto area 2120. Quindi, ripeto, monitoriamo l'eventuale pullback al doppio minimo in area 2300 oppure anche 2200, dove in presenza di una svolta dell'indicatore di velocità che ci indica proprio in quanto tempo dei minimi o dei massimi vengono formati e in quale numero di sessioni il prezzo riesce a fare un certo tipo di movimento, quindi va in un certo qual modo a ricalcare l'oscillatore momentum, ma in questo caso è più tarato sul fattore tempo e quindi ci permette di ottimizzare eventualmente il timing del nostro ingresso. Per cui ripeto e vi saluto, monitoriamo il doppio minimo in area 2230 oppure area 2200 poco sopra la trend line supportiva. Buon trading a tutti!